Oggi nel nostro mondo in ebollizione abbiamo scoperto i denunciatori di verità, portatori di luce come piccole stelle in un cielo oscuro. Ma chi sono? Quali sono le loro motivazioni? Qual è il motore che permette loro di ergersi davanti ai massimi predatori? Angie Vaudon e Antoine Ashram sono andati a incontrare chi ha osato esprimere la verità. Ho l'impressione che ci sia una sorta di anestesia generale della società, proprio perché siamo in pochi a rivelare questi segreti nascosti a tutti. Era talmente forte che non avevo neanche scelta. Ed è stata una ribellione per me, perché queste multinazionali che guadagnano milioni e miliardi, per loro l'ambiente vale zero. Sanno che possono fare quello che vogliono, tanto resteranno impunite. Per noi difendere la foresta è una sfida. La considero come una necessità vitale. 17 percorsi, 17 strati sociali diversi, un film sconvolgente. 28 metri cubi di acido, non lontano dai boschi, dalle case. Ero in uno stato di panico assoluto. Il mio burnout non lasciava dubbi. Ero sicura che mi avrebbero uccisa. Tutti percorsi incredibilmente positivi e luminosi. Esercito i miei diritti di cittadino. Non esercitarli significa assistere al regresso della democrazia. Non si tratta di cambiare il sistema per risolvere il problema. Si tratta di cambiare noi. Ho denunciato le lobby io stesso e contro chi diceva bugie e mi diffamava ho vinto 7 volte. In una società dei consumi si potrebbe pensare che io abbia perso tutto, ma ci ho guadagnato. Si vede bene che la gente ha paura, però ne fa sempre le spese. Il coraggio non è l'assenza di paura. Bisogna ritrovare la nostra identità. E alla fine è con te stessa che devi convivere tutta la vita. Andare avanti senza risparmiarsi. Quindi datevi tutti una mossa, perché siete tutti interessati. La cosa peggiore è stare zitti. La paura è un lusso che non ci possiamo permettere. 17 percorsi, una sola azione. Sbocconcellate e agite!